Una riflessione corale sulle prospettive economiche del Paese, con l'obiettivo di portare al centro del confronto le azioni da intraprendere per creare le migliori condizioni che consentano alle imprese di affrontare i mercati e subire meno ostacoli e blocchi possibili. Sono i temi al centro dell'Assemblea pubblica di Confindustria Salerno, che si è tenuta ieri al Teatro Giuseppe Verdi. Le associazioni di categoria si sono riunite per discutere e lanciare un messaggio chiaro al governo, sia alle infrastrutture, sia alla detassazione degli oneri sociali, sì agli investimenti per la creazione di nuovi posti di lavoro e sì all'aeroporto di Salerno. Presenti Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, il presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete, Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio Union Camere, l'ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca a Roma, Victor Embling, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Stiamo vivendo un periodo estremamente delicato, nel senso che rischiamo di avere un blocco di quel processo di ripresa che era in atto nel nostro paese. Le misure prese fino ad oggi dal governo hanno avuto un esito francamente disastroso. Il decreto cosiddetto dignità ha portato a nuovi licenziamenti. La bozza di bilancio che hanno presentato l'Unione Europea, estremamente contraddittoria, rischia di farci andare incontro a problemi seri. La manovra, l'abbiamo detto da tempo, è debole sulla crescita, al di là dei saldi di bilancio, occorre riequilibrarla, altrimenti uno dei fondamentali della stessa manovra, detto dal governo, che la crescita viene meno, il che renderebbe insostenibile la manovra e poco credibile il Paese. Speriamo che prevalga il buon senso, non è una questione di saldi di bilancio, non è una questione di decimali di sforamento, ma una questione di allocazione di risorse per la crescita e per realizzare anche i fini di governo.